Vera del Falomeo sono finite nel 1992, quando hanno chiuso la produzione dell'Alfa 75 Twin Spark, l'ultima prodotta, che fu anche catalizzata, l'ultima, fino a giugno del 92. Poi hanno cancellato l'Alfa Romeo e fatto altri modelli. Hanno fatto la 155. Una vergogna italiana, un motore ibrido, cilindro, no, testa Alfa Romeo, cilindro in ghisa e blocco in ghisa fatto dalla Fiat, perché l'Alfa Romeo aveva il motore tutto in alluminio, con le canne intercambiabili. Ma per risparmiare cosa hanno fatto? Hanno fatto un motore col cilindro in ghisa, quindi senza canne intercambiabili. Il blocco tutto in ghisa e solo la testa dell'Alfa Romeo. Morale, la macchina andava anche come l'Alfa Romeo, no? Perché ha cambiato solo il blocco motore. Solo che crepavano i blocchi motore, non faceva più i chilometri che facevano prima, invece di fare 300.000 km ne facevano 180, 190. Ne facevano il 40-50% in meno. In più non aveva più il brillo di prima perché il motore è più pesante e quindi la macchina va più piano. Hanno fatto già quell'ibrido lì. Poi nel 96 hanno fatto il motore su spazio 16 valvole, cioè hanno eliminato il motore Alfa Romeo. E cosa hanno fatto sti figli di puttana? Hanno preso il motore della Tema, messa sema 16 valvole, ci hanno aggiunto una candelina in più per ogni pistone, una scatola, una cassetta di plastica che copriva il motore per non fare in modo che scoprissero che motore era, e hanno fatto la Falomeo sui spazi 16 valvole. Ma non esiste! Il motore 16 valvole però non li ha mai fatti. L'unico che fece fu nella 33, che fece la 33 1700 16 valvole. Quella era motore Alfa Romeo dell'Alfa Sud con i 16 valvole, un 1700 che faceva 137 cavalli e la davano per 212 orari. Era una scheggia, io l'ho provata, faceva paura. Una macchina che faceva paura, 140 in terza, 185-190 in quarta e 212 in quinta, faceva paura. Quello era il motore Alfa Romeo. Poi, quando hanno fatto i Twin Spark 16 valvole, erano tutti i motori Fiat camuffati Alfa Romeo. E l'unico motore che era rimasto era il V6 turbo. Quando poi hanno fatto il V6 non più turbo, ma 24 valvole, e non era motore Alfa Romeo, era un motore ibrido, mezzo General Motor, mezzo Peugeot, mezzo Ferguson, no, mezzo Ferguson, mezzo Ford e mezzo Fiat. Un miscuglio. Che quando è arrivato alla GTA, quando l'ha messo sulla 156 GTA, non andava. Ma questa come fa? Come fa se per di tirare fuori 320 cavalli con questo motore che a malapena ne fa 240-220? Hanno dovuto cambiare il mezzo motore alla Romeo Racing di Milano, la vecchia ex Autodelta. Per falondare quel motore lì, hanno dovuto tribulare come i cani, cambiare le can, cambiare le valvole, aumentare i rapporti di compressione, insomma, l'hanno dovuto sconvolgere questo motore e nonostante tutto più di 300 cavalli non sono riusciti a tirarne fuori. Queste sono le porcate che ha fatto la Fiat, quei bastardi di Agnelli che sono degli incapaci, degli inetti. Sì, la 75 Twin Spark 2000, la mia faceva 220 all'ora secchi, li faceva tutti. Perché avevo messo il vetro speciale King Dragon, in più gli avevo alzato il CO, perché io ero capace anche di usare il manometro elettronico, collegavo la sonda allo scarico, il più alla batteria e il meno in una candela, o il più in una candela. No, il meno in una candela e il più nella batteria, e in modo che così lo scoppio, lo anticipo,
e il tutto andasse nella centralina e vedessi i valori. E io gli davo il massimo che si poteva dare perché non si ingolfasse, perché c'era un parametro, no? E dovevi stare non sotto quello e nemmeno sopra quell'altro. Cioè c'era un agio e io stavo proprio al limite della miscela grassa, in modo che la macchina avesse sempre benzina pronta. Perché se la fai magra consuma meno, ma dopo un po' che fai due o tre accelerate non hai più banana. Invece se la tieni al limite dell'ingolfamento, cioè appena appena sotto, tu c'è sempre pronto la benzina che arriva. E infatti, cazzo, in terza facevo 150, in terza, 195 in quarta e 220 in quinta. Cazzo, se andava. Andava che erano un missile.